There's no place I'd rather be. E oggi ti ricordo siamo in studio. Oggi ragazzi siamo qui tornati con una prova a non. Oggi ragazzi siamo qui tornati con la prova a non piangere. Oggi andiamo a vedere questo video veramente triste. Si chiama TV Show Basta le tue non sono parodie. Solo a leggere il titolo ragazzi mi brucia il naso. Per questo video ragazzi raggiungiamo almeno i 40.000 like. E niente, buon pianto. Oggi andremo a fare un video critica, se si può chiamare così, a TV Show. TV Show è una bambina di penso 13 anni, 14 anni che fa video su YouTube, un po' come ho già detto io. Appunto, è una bambina che fa video su YouTube e lei pensa di fare parodie divertenti, ripeto divertenti, prendendo in giro, che ne so io, bambini, ragazze, magari anche più grande di lei. Diciamo, come si dice da me, ve lo italianizzo molto, se le sta chiamando, che cosa direte voi? Le boffe, diciamo, un modo metaforico per dire che da molte persone è odiata. E anche se io non potrei dire la mia criticando il personaggio, perché comunque dovrei criticare il contenuto, anche a me sta parecchio sui coglioni. E questa è una cosa che non si può nascondere, perché diciamo che dopo il... No vabbè ragazzi, il video è iniziato da neanche un minuto. Guardate come sto già. Veramente non mi fa piangere, non mi fa commuovere queste persone. Cioè, a me sì. Video parlerò in un modo molto profondo di lei e del suo personaggio, se così si può chiamare, perché penso che nella vita reale sia pure così, ma questo è un altro discorso. Perché? Perché le persone che non mi conoscono nella vita reale pensino che io sia uguale ai video? Sì, perché io nella vita reale vado nelle scuole elementari e comincio a bullizzare i bambini, vero? Mi descrivete come se fossi un mostro, però. Andiamo a vedere questo unico video che andremo ad analizzare. Vi lascio al video. Sa che giornata di merda oggi. Tutorial, come cominciare un video. Davvero? Quella sono io. Vieni, sediamoci. Sono come io. Non scarpare citazione, c'è Cristo. Ragazzi, forse TV Show non sa qual è il significato ben preciso della parola parodia, parodizzare. Due anni che le faccio e ancora non ho capito tanto niente. Non capirebbe, perché comunque... Perché sono stupida, ecco perché. Aspetta, mi servono un po' di lacrime per fare un po' di scena. Aspetta, così. Oh, ecco fatto. Okay. Infatti, ragazzi, io non potrò mai capire questa cosa perché io sono stupida, capite? Io sono stupida, io non capisco niente. Io sono una completa idiota. Da quanto abbiamo capito dai primi secondi di video, lei non punta a parodizzare, ma bensì a offendere. Sì, bravo, hai capito. Bravo, bravo. È il protagonista di questo hai video. Capito tu, hai capito tutto. Mi hai scoperta, mi ha scoperta, ragazzi. Dire, stai vedendo in questo istante il significato. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti col video, tanto è inutile, non capisce qual metodo. Sono stupida. Comunque il suo canale è pieno zeppo di parodie, sì. Oddio, è però avverti, madonna. Ah, complimenti, quindi tu mi stai dicendo che è meglio guardare l'aspetto esteriore di una persona e non quello interiore. A parte dare ragione, questo cattivo ragione, esempio ragione, sì, sì, faccio schifo, bambini, sono una cyberbullo. Perché quelle che ti seguono avranno 8-10 anni massimo. No, la mia fanbase parte dai 12 anni. Perché? Perché la gente non capisce, la gente non vede. La mia fanbase parte dai 12 anni, arriva fino ai 16. No, vedi, ho sbagliato tutto. Lui sì, che sa. Qual è la mia fanbase? La mia fanbase parte dagli 8 ai 9 anni, ma neanche, ne avranno 7 e mezzo. Lo vedi? Lui c'ha la palla di cristallo, lui vede tutto, lui mi osserva. Non di più. Comunque, a parte dare questo messaggio sbagliato, è anche poco giusto per il mio, perché non è giusto giudicare una persona. Bravo, vedi, io sono la cyberbulla. Dai piccoli gesti che fa ogni giorno. Comunque,
tu non puoi esprimerti in questa maniera, dato che comunque tu non sei una showgirl o Belen Rodriguez o che ne so Bravo, io, una bellissima donna dello ecco infatti. spettacolo o una bella ragazza. Scusa, 2 secondi fa hai detto che una persona non si deve guardare l'aspetto esteriore ma quello interiore? E tu in questo momento mi hai appena detto che sono brutta? Ma perché la vita è così ingiusta? Cioè io non lo posso fare perché io ovviamente avendo un canale grande non lo posso fare perché io sono una VIP, però lui sì, lui può fare perché... Un po' di lacrime che deve essere tutto reale, se no non andiamo a finire in tendenze. Dai, così, oh, così, ah, oh. Ok. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io non so veramente che dire, soltanto che mi sento come i bambini che bullizzo, ecco. Veramente. Se questo video è piaciuto lasciate like, se no no. Niente, stalkeratemi su tutti quanti i social, trovate il link sotto nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Se siete iscritti. Bravi. Niente ragazzi. Non ci provo. Ciao sì. Vabbè, qua. Ciao. Ciao belli. Ciao. 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 E anche oggi il milione se lo siamo fatto.